Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con il tablet di BlackBerry. Stiamo parlando del playbook dell'azienda RIM, per essere appunto precisi e scrupolosi anche come terminologia. Come vedete abbiamo un supporto di cartone scuro con il logo in bella vista. Procediamo adesso all'apertura per vedere cosa c'è all'interno della scatola. Dunque, al suo interno troviamo il tablet, con la scritta BlackBerry, abbiamo la visione del pannello superiore lucido, vi si ricorda il fatto di avere appunto la scritta BlackBerry e Playbook per essere precisi, vi si ricorda quindi il modello. Vediamo adesso l'interno del resto della scatola, cosa altro troviamo. Dunque troviamo l'alimentazione con le varie tipologie di prese. Vediamo ora di far stare tutto il più possibile all'interno dell'inquadratura, così da non dover perdere spazio. Connessione USB, micro USB, quindi parliamo di connessione ormai largamente diffusa. E abbiamo poi anche il suo alimentatore. Sia chiaro che poi noi lo metteremo in funzione, vedremo un attimino come si comporta per capire poi anche la sua bontà. Questo è l'alimentatore. Vi renderemo disponibile anche una galleria fotografica. Vediamo le istruzioni che sono presenti al suo interno. Troviamo Safety and Product Information. Limited Warranty. Ovviamente il tutto come disponibilità in più lingue. Come vedete, quindi abbiamo un'ampia disponibilità anche di manuali. Nella confezione non c'è nient'altro, il resto appunto della confezione come vedete è vuota, l'abbiamo scartabellata per intero. Vi renderemo, come si diceva, disponibile la galleria fotografica, lo metteremo in funzione per capire un attimino come si comporta, come funziona, e a breve quindi avrete nostre nuove. Sia chiaro che a breve arriverà anche il top di gamma, il Torch, sempre ovviamente targato BlackBerry. Vedremo quindi di metterli in funzione entrambi e vedere di realizzare anche una comparativa tra i due. La demo al momento è conclusa così, io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i nostri canali social, li trovate in fondo al video. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se vi iscrivete rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, vi ringrazio, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.